Appuntamento oggi nell'aula consiliare del Comune di Gela con gli alunni del triennio turistico dell'Istituto Tecnico Luigi Sturzo, docenti e rappresentanti delle istituzioni. Un'iniziativa che rientra nel percorso formativo al fine di celebrare i 70 anni della Repubblica Italiana. È obiettivo della scuola, diretta da Grazio Di Bartolo, rendere partecipi gli studenti in un momento così importante. E quello che si è svolto oggi è soltanto la prima tappa, così come riferisce il docente Gianfranco Mancuso. E l'incontro con le amministrazioni locali, con le autorità locali per comprenderne il funzionamento e le sinergie con la cittadinanza. È importante che gli alunni comprendano quello che è il principio di sussidiarietà e il principio che vede protagonisti proprio la società civile per formare adeguatamente, in modo positivo, i cittadini di Gela. L'iniziativa prevede l'incontro con la parte burocratica, quindi i dirigenti del Comune di Gela, e la parte politica, quindi l'amministrazione, impersonata dal sindaco e da componenti della giunta. L'iniziativa stessa avrà un terzo momento, che è l'incontro con la parte più rilevante della società civile o più significativa, che è l'associazione Antiracket, nel mese di febbraio, e poi un incontro conclusivo che li vedrà incontrare il prefetto di Caltanissetta, a cui abbiamo chiesto già di organizzare questo momento importante. L'idea è quello di andare il giorno, di avere questo incontro nel giorno del 17 marzo, in cui si celebra l'Unità d'Italia, quindi proprio riscoprire i valori fondanti dell'Unità d'Italia e quindi della nostra Repubblica.